adeguato. E infatti, con la revisione del PNRR, abbiamo avuto la possibilità di liberare 21 miliardi di euro di risorse che ci consentono oggi di dare risposte ad alcune grandi priorità. Per esempio, oltre 12,6 miliardi per la precisione, vanno al sostegno del tessuto produttivo, oltre 6 miliardi a transizione 5.0, 3 miliardi di euro alle aziende agricole, perché da molto prima, diciamo, che ci fossero delle manifestazioni e che si scendesse in piazza, questo governo ha diciamo difeso il comparto agricolo anche, diciamo, da alcune scelte che, insomma, secondo noi erano troppo ideologiche e rischiavano, diciamo così, di perseguire, no, la transizione verde, rischiando di produrre una desertificazione industriale. E quindi abbiamo, per esempio, liberato 3 miliardi di euro per il settore agricolo, per l'agrivoltaico, per le filiere, per i contratti di filiera. Abbiamo liberato nuove risorse su una sanità per 750 milioni di euro, nuove risorse per il diritto allo studio, 5 miliardi e più sulle infrastrutture strategiche fondamentali, con priorità quelle energetiche, perché coviamo il sogno di fare dell'Italia l'hub di approvvigionamento energetico d'Europa.